aveva sfondato. In un locale attiguo furono trovati due dell'equipaggio. Questa la breccia che aprì il motore centrale, finito accanto ai piloti. Sparsi dappertutto i rottami, mentre i passeggeri che erano nella cabina vennero compressi in 2 metri quadrati. Ironicamente illese le ruote. Resti del giornale di bordo privo degli ultimi fogli. Gli appunti di Casalbore, la fotografia del campo di Lisbona e scarpe, calzettoni, ginocchiere. La tessera universitaria di Bacigalù e Sentimenti non sapeva che Bacigalù tenesse tanto vicino. E ancora scarpe, quanti gol avranno segnati. Ammutoliti gli entusiasti della domenica. Bandiera a mezz'asta alla sede della società, drappo funebre al balcone. Silenzio. Ossola e Gabetto pallidi in questo bianco e nero. Otto commemorazioni su questi giornali che raccontavano le loro vive gesta e 3 dei loro narratori li seguirono sino oltre la porta dell'aldilà. Tosatti, Cavallero, Casalbore. E qui Casalbore lavorava fra i ricordi dei voli giovanili e l'immagine del suo più vivo amore, la piccola Valeria. Il suo ultimo commento appare oggi attraversato da un inconscio presagio. Torino ha offerto il più illustre dei suoi palazzi per ospitare l'ultima vigilia di questi giovani. Le loro salme sono state identificate con fatica e ricomposte con amore. La folla preme, mareggia, come le porte degli stadi. Ciao mamma, dicevano per radio. Addio figlio, risponde questo singhiozzo. Lui, il capitano. Una donna piange nell'ombra, Gabetto. Un viso asciutto ti fissa immobile, Maroso. Sono le 17, la stessa ora. Scendono sulla gente le parole che Barassi pronuncia nell'interno di Palazzo Madama. Il Torino è proclamato vincitore del campionato per la 5ª volta consecutiva. La moglie di Gabetto aveva telefonato all'aeroporto. Sono morti tutti, le avevano risposto, ed era stata la prima a piangere. Ma no, non piango, dice la moglie di Maroso. Il governo è rappresentato da Andreotti. 500.000 persone nel corteo e lungo il corteo. Centinaia di corone per i campioni, i giornalisti, l'equipaggio. Su questo schermo settimanalmente evocavamo i vostri nomi. Li ripetiamo per dirvi addio. Mazzola, Bacigalupo, Aldo e Dino Ballarin, Buongiorni, Castigliano, Fadini, Gabetto, Grava, Greza, Loic, Maroso, Martelli, Menti, Operto, Ossola, Rigamonti, Super. Roma. San Carlo al Corso, ufficio funebre per i caduti. E così in tutta Italia. Più cupo dolore dell'indomani i fratelli di Mazzola, la moglie di Dino Ballarin. E i figli, la bambina di Greza, una figlia di Dino Ballarin, i bambini di Aldo Ballarin e l'altro figlio di Dino. Un tuffo al cuore. Dietro questa porta si è sentito rimbalzare una palla. Chissà se un giorno questi due saranno Gabetto II e Gabetto III. Il fratello dei Ballarin. In famiglia hanno sentito la notizia per radio. 2 in una volta. E i due partono per Chioggia. Scene scorci comunale di Torino, dove potete ammirare lo spettacolo luminoso ed imponente della folla. Che ha dato un incasso superiore ai 3 milioni e mezzo. Entra in campo il Torino. Scotto, l'arbitro tanto criticato dalla stampa, corre al centro con i due capitani, Mazzola e Campatelli. Torinese, in questa partita si avvia verso il termine, presenti oltre 35.000 spettatori. Torino e Internazionale sono di fronte allo stadio comunale di Torino per l'attesa e ardente partita. Dopo che la palla è stata inviata dal centro, il Torino si porta rapidamente sotto l'area nerazzurra. Ecco in questo istante però
I nerazzurri all'attacco e la palla che è uscita al lato è rimessa in gioco dal Torino. Ora il mediano destro dell'Internazionale Comunale rinvia e assistiamo a una rovesciata acrobatica dell'attacco torinese con una parata altrettanto acrobatica di Franzosi. La palla è uscita al lato, ma i granata torinesi stanno. È l'ala sinistra Ferraris che manda verso l'area nerazzurra. Di testa Marchi rinvia, poi l'azione viene arrestata per un fuorigioco. Prosegue l'azione ed ecco ancora l'ardimentoso Franzosi che sarà un po' l'eroe della giornata a parare un difficile tiro a terra. Colpo di tacco di Candiani che invia verso Muci, quest'ultimo arresta la palla, poi tira direttamente arresegnando. Questa azione viene contestata. Pubblico e giocatori, soprattutto i torinesi, corrono verso l'arbitro e protestano ritenendo non valido il punto segnato. Sembra infatti che Muci si sia aiutato con le mani portando cioè la palla sul piede sinistro e poi abbia calciato. L'arbitro, dopo aver interpellato il guardialine, non convalida il punto e fa calciare dal fondo campo. Proseguono gli attacchi dei granata torinesi ed ecco dalla destra tentare un tiro l'attaccante Gabetto, poi la palla azzurra. Liberata l'area dell'Internazionale, prosegue il gioco verso metà campo. Poi sono i granata torinesi ancora verso la difesa neroazzurra e la palla ancora al centro. Verso fondo campo, parata a pugno del portiere Franzoni, che è ancora risolutamente impegnato. In questo momento, dopo una rapidissima inversione di fronte, il Torino, con la trovata di Gabetto, segna il suo punto. Vi sono contestazioni in campo anche per questa azione, ma l'arbitro Scotto lo ritiene valido e fa rimettere la palla al centro. Inizia. Avevano le loro biografie quotidiane, i tre inseparabili, Riga, Martelli, Baciga. E anche questi due, Ossola e Gabetto. E questo, il più generoso degli atleti, Mazzola. E Ballarin, taciturno e grave, serbava gli impeti per la partita. E un altro dal carattere chiuso, Loic. Super, l'ungherese. Operto, 22 anni, un nome ancora quasi nuovo. Grava come Buongiorni veniva dalla Francia. E Grezar, a cui non sfuggiva una cronaca. E nemmeno Amoroso. E Castigliano, il protagonista di Madrid. Addio. Non sapevamo che i vostri nomi, tante volte invocati dal prato, dalle tribune, già risuonavano chiamati da un altro appello, ancora nascosto nel grembo dei vostri destini. Vai, Riga, ricevi tu l'abbraccio per tutti. Non vi abbracceremo più. Vai, Menti, non ti dirà mai più ciao papà. Un'altra e più grande famiglia vi piange. Gloriosi figli d'Italia. Ed è tornata la domenica. Passano gli aerei sui cieli dei campi. In tutte le partite un minuto di silenzio. Modena-Lazio. Roma pro patria. Lucchese-Bari. Bologna-Milan. Inter-Atalanta. Genoa-Novara. La commemorazione è avvenuta in tutto il mondo. Una squadra brasiliana ha indossato in loro onore la maglia granata. Ma sul loro campo non si è giocato. Il sottopassaggio è rimasto vuoto. Negli spogliatoi gli armadi, il loro corredo che doveva servire ancora chissà per quante partite. Di qui prelevarono le scarpe, i calzettoni che bevvero la pioggia del 4 maggio sul terrapieno di Superga. Oggi non è volata la moneta. Nessuno ha scelto il canto. Oggi niente palla al centro. Chi parla della morte come di un varco buio? Gli 11 sono davanti alla porta d'oro. Tra le nuvole è tornato l'azzurro. Azzurro sui cipressi. Loro, quando andava male, stringevano i denti e recuperavano, vincevano ancora. Sotto, ragazzi granata, adesso tocca a voi. Stringete anche voi i denti. Ci restituirete il grande Torino.